Marco, da poco è finito questo allenamento. Quali sono le indicazioni che hai avuto dai tuoi ragazzi? Ma diciamo come tutta la settimana che abbiamo fatto, molto positive. Un gruppo già affiatato dall'anno scorso nella maggior parte degli elementi che lo compongono. Poi ci sono stati nuovi innesti che c'è diciamo scontato che si sarebbero integrati subito, perché sono gente insomma con una certa esperienza e bravissime persone, che è quello che noi in primis andiamo sempre a scegliere quando facciamo quando prendiamo delle decisioni. Certo, quando è andata a scegliere i vostri giocatori. Sì, in primis per noi è fondamentale gli uomini, poi ovviamente anche i giocatori, ma l'uomo è la prima cosa che per noi è importante in un contesto. Quindi i carichi di lavoro adesso come pensate? Come tutti, quando si inizia, diciamo che le prime settimane sono purtroppo per loro, tra virgolette, quelle un po' più pesanti, dove si richiede un po' più di sacrificio, però stanno lavorando veramente molto bene, rispondendo altrettanto bene, quindi questo è un aspetto più che positivo e le ringrazio per come si stanno comportando. Ma poi ci mettono tanto entusiasmo, sì, poi alla fine vogliono. Sì, sono un gran gruppo, questo lo devo dire, ma non avevo dubbi, quindi quando c'è gruppo, affiatamento, si lavora anche molto meglio. Quindi bisogna continuare. Quindi, sì, questa è la strada giusta, qui ancora un po' di tempo prima delle partite ufficiali purtroppo manca, però dai, speriamo almeno quest'anno che ci sia la possibilità di arrivare in fondo alla stagione, perché purtroppo ogni volta iniziare e poi fermarsi, sia per noi che ci si mette passione, ma anche per i giocatori, insomma è un po' pesante. Quando fai sacrifici dopo è bello anche essere ripagati con una partita la domenica. Certo, ma quindi adesso bisogna continuare, ci saranno in vista delle amichevoli. Sì, domani già iniziamo con la prima amichevole stagionale, e giocheremo al Palazzo del Pero, quindi inizieremo a provare le prime cose fatte durante questa settimana e poi piano piano da lì ripartiamo per arrivare alla prima ufficiale, che è il 19 di settembre. Grazie, buonasera.